Prima abbiamo visto il motivo per cui è stato introdotto il secondo principio della termodinamica. È stato introdotto per vietare alcuni fenomeni fisici che chiaramente non potevano avvenire nella realtà, quindi erano impossibili, ma che erano possibili dal punto di vista del primo principio della termodinamica, cioè soddisfacevano comunque la conservazione dell'energia. Quindi non accadevano non perché violassero la conservazione dell'energia, ma evidentemente per qualche altra violazione, cioè di qualche altro principio che si aggiungeva alla conservazione dell'energia. Quali erano questi due fenomeni fisici già detti che sono impossibili? Un motore termico ideale con rendimento del 100%, senza scaricare una parte del calore assorbito a una sorgente più fredda, e il trasferimento di calore da una sorgente fredda a una calda in modo integrale senza bisogno di assorbire energia dall'esterno per far funzionare la macchina frigorifera. Ma in realtà ci sono moltissimi altri esempi che possiamo immaginare che soddisfano il primo principio della termodinamica, cioè rispettano la conservazione dell'energia, ma che non possono avvenire in pratica e che perciò devono essere vietati da un altro principio della fisica che si aggiunge a quello dell'energia. Oltre quindi al passaggio spontaneo di calore da una sorgente fredda a una calda, consideriamo per esempio tutti i casi in cui l'energia meccanica viene convertita in calore a causa dei processi d'attrito. Questo è chiaramente possibile e tutti i giorni noi vediamo oggetti che per esempio lanciamo e si fermano per attrito, trasformando l'energia meccanica, in questo caso l'energia cinetica, in calore, cioè in energia termica. Quello che non vediamo mai è la conversione opposta, cioè dal calore che si forma di nuovo l'energia cinetica o l'energia meccanica in generale. Questo riordino dell'energia in forma disordinata, il calore è un'energia disordinata, il riordino in una forma più ordinata come l'energia cinetica è impossibile da vedersi in pratica, cioè nella realtà non si verifica mai, eppure è un processo che conserverebbe l'energia, rispetterebbe il primo principio della termodinamica, la conservazione dell'energia. Per esempio, un oggetto con 10 joule di energia cinetica si ferma per attrito, si scalda la parte inferiore dell'oggetto e anche il piano d'appoggio, e questo calore va disperdendosi nell'aria intorno. In linea di principio questo calore potrebbe riorganizzarsi e il modo di agitazione termica delle particelle dell'aria e anche delle superfici a contatto che si sono scaldate, questo modo, queste particelle potrebbero riordinarsi e imprimere una, quindi tutte quante per esempio spingere verso destra, invece che in modo caotico e disordinato, è come se si organizzassero spingendo tutte quante verso destra e rimettendo in moto il blocco, che ripartirebbe con 10 joule di energia cinetica. La conservazione dell'energia sarebbe rispettata, ma chiaramente questa cosa non accadrà mai. Questo è sempre per un discorso legato all'entropia, cioè il calore è una forma di energia disordinata, non si può riordinare spontaneamente per diventare per esempio energia cinetica, che è una forma ordinata dove invece le particelle dell'oggetto si muovono tutte quante nella stessa direzione con la stessa velocità, mentre invece con l'agitazione termica le particelle dell'aria si muovono in modo caotico e disordinato. Altri esempi simili sono un pendolo che ha oscillato e si è fermato per attrito nel punto più basso, trasformando la sua energia meccanica di oscillazione in calore. Per esempio oscillava con 10 joule di energia meccanica, quindi 10 joule che passavano continuamente tra energia cinetica e potenziale, poi diventano piano piano 10 joule di energia termica, si sono dissipati in calore. Questo lo vediamo tutti i giorni. Quello che non vediamo è che improvvisamente il pendolo riparte perché le particelle dell'aria si riorganizzano, si riordinano e tutte quante insieme all'unisono spingono il pendolo da una parte, il pendolo riparte con 10 joule di energia cinetica e intanto l'ambiente circostante si raffredda, perché perde quei 10 joule di energia termica. Ecco, questo riordino non si vede mai. L'energia meccanica si disorganizza in calore, questo lo vediamo sempre. Il calore si riordina in energia meccanica, non lo vediamo mai. Stessa cosa un blocco che cade a terra, nel momento in cui cade la sua energia cinetica diventa calore, si scalda il blocco e il pavimento e anche l'aria circostante,
poi non vediamo mai il blocco ripartire con quei 10 joule di energia cinetica con cui era arrivato. Quindi di nuovo il calore non diventa mai energia meccanica ordinata. Stessa cosa, un blocco che cade nell'acqua di un lago viene rallentato, si adagia sul fondo e distribuisce i suoi 10 joule di energia meccanica alle particelle dell'aria e anche alle molecole dell'acqua che assorbono questo calore in forma termica, quindi energia disordinata. Non vedremo mai il blocco ripartire dal lago perché le molecole si riordinano, si raffreddano, cedono la loro energia al blocco che riparte e salta su da solo fuori dal lago con 10 joule di energia. Questo non lo vedremo mai, quindi dal disordine possiamo sempre, cioè dall'ordine possiamo sempre creare il disordine, energia meccanica, calore, ma dal disordine non possiamo mai realizzare l'ordine, calore, energia meccanica. È la stessa cosa anche quando non c'è di mezzo il calore, o l'energia meccanica. Per esempio un gas che inizialmente stava in metà contenitore perché c'era un setto di separazione, noi rimuoviamo questo setto, il gas occupa improvvisamente tutto il contenitore, tutto il volume. Le particelle non si ritireranno mai spontaneamente in metà del contenitore come all'inizio. In questo caso non c'è una questione legata all'energia, ma legata all'ordine e al disordine. Una situazione più ordinata diventa più disordinata quando il gas occupa l'intero volume. Da una situazione disordinata è impossibile che le particelle formino di nuovo la situazione ordinata iniziale, occupando soltanto metà del contenitore in modo spontaneo. Allo stesso modo, se mettiamo delle gocce di inchiostro in un bicchiere d'acqua, l'inchiostro si spande e diffonde in tutto il volume dell'acqua, non vedremo mai da questa situazione di disordine formarsi di nuovo l'ordine, cioè l'inchiostro ritirarsi in una goccia, ma piuttosto si va verso il disordine omogeneo, quindi l'inchiostro andrà a occupare tutto il volume dell'acqua in modo uniforme. Così come il fumo di sigaretta, non vedremo mai il fumo rientrare spontaneamente nella sigaretta, ma al contrario riempire tutta la stanza, quindi diffondere nell'aria in modo uniforme. O ancora, dopo che il legno si è bruciato in cenere, non rivedremo mai la cenere riorganizzarsi spontaneamente per riprodurre, per tornare ad essere un pezzo di legno. O infine non vedremo mai il famoso mulinello di Joule fare il processo inverso, cioè dopo che i pesi sono scesi e hanno messo in rotazione le palette all'interno del contenitore con l'acqua, cioè dopo che i pesi hanno perso la loro energia meccanica e l'hanno trasferita all'acqua che si è scaldata, quindi l'acqua l'ha presa in forma di energia termica, non vedremo mai questa energia termica riordinarsi. E le molecole d'acqua spingere ordinatamente le palette una volta ferme e rimetterle in movimento, per esempio dalla parte opposta, e sollevare i pesi. Chiaramente, una volta che i pesi sono giunti a terra e l'acqua si è scaldata, il processo inverso non sarà mai possibile. Quindi tutti gli esempi che abbiamo visto fino adesso sono tutti esempi di processi irreversibili, che in natura avvengono in un verso solo e non possono mai avvenire in verso contrario. Vedremo anche che tutti questi fenomeni in realtà avvengono in un verso solo, in natura, per motivi statistici, perché dal disordine non si può formare spontaneamente l'ordine. Anche se esiste una minima probabilità, ma è praticamente zero, che questi processi possano avvenire al contrario, ma questa probabilità è veramente nulla. Perché per tutta la durata dell'universo, se anche avessimo un'infinità di mulinelli di Joule, una volta che i pesi sono arrivati a terra, non succederà mai che il mulinello si metta a girare spontaneamente in senso opposto e ritira sui pesi. Non succederà per tutta la durata dell'universo e per quanti mulinelli abbiamo disposto in ogni punto dell'universo. Quindi l'improbabilità statistica di fatto è una impossibilità vera e propria.